Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di tre canzoni che possono migliorarci tantissimo con la gran cassa. Oggi ragazzi voglio farvi vedere, cioè non è che vi faccio vedere tutta la canzone, però vi faccio vedere alcuni groove di queste tre canzoni, che sono canzoni completamente diverse, che ci possono migliorare la nostra gamba, il nostro piede destro tantissimissimo. Quindi cominciamo subito, ma prima vi invito ad iscrivervi al canale, clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, andate sui miei social Instagram e Facebook e vi ricordo che ovviamente essendo una cosa su un'altra, come sempre c'è un PDF che potete trovare e scaricare qui sotto in descrizione. Partiamo subito. Il primo brano di cui vi voglio parlare oggi è un brano sconosciuto di un gruppo conosciuto chiamato Led Zeppelin e il brano è Immigrant Song. Ovviamente avrete capito che le canzoni di cui vi parlo oggi hanno delle difficoltà tecniche oppure hanno tanti colpi, quindi non sono canzoni normalissime, pum pa pum pum pa. Quindi Immigrant Song la possiamo fare in due modi, perché John Bonham la faceva in due modi diversi: in studio la faceva in un modo e in live la faceva in un altro. Cambia solo un colpo di cassa tra uno e l'altro, cioè ce n'è uno in più in quella live, però risulta più difficile. Vi faccio sentire per prima cosa quello in studio. Live invece la faceva un pochettino diversa, non so se vi siete accorti che c'è sempre una ghost di rullante, sentite? Live, al posto di fare questa ghost di rullante, lui metteva ancora un altro colpo di cassa e quindi veniva così. Numero 2, un brano degli Iron Maiden. Ah raga, mi sono dimenticato di dirvelo, ma tutti questi groove che facciamo sono groove che dovete fare ovviamente anche con la musica, però suonateli anche senza, a velocità diverse. Tanto oggi la finalità di questo esercizio non è tanto imparare la canzone, ma lavorare sulla gamba. Quindi ovviamente Immigrant Song o questo pezzo qua o quello dopo, fatelo prima molto lento, poi pian pianino cercate di tirarlo su di velocità. Oggi più o meno ve lo faccio vedere alla velocità originale della canzone, ma poi voi giocateci un po', modificatelo, fate un po' quello che volete. Il pezzo degli Iron Maiden in questione è Brave New World. E in pratica, perché è figo questo pezzo? Non è uno tra i pezzi più famosi degli Iron Maiden, però è bello perché ha due groove molto interessanti per la cassa, sia il groove della strofa sia il groove del ritornello, perché la strofa ha tanta cassa quindi funziona, però il ritornello è bello perché ha doppi e tripli colpi di cassa, quindi ci aiuta molto. Ve lo faccio sentire. Mentre il ritornello fa tre colpi di cassa, è un po' più veloce il tempo perché cambiano, gli Iron Maiden sono così, ogni tanto cambiano tempo all'interno della canzone, ma non c'è problema, è questo. Ok, ragazzi, lo so che il pezzo degli Iron Maiden, il ritornello di Brave New World, non fa così, perché fa tun tu tu pa, tun tu tu pa pa, tun tu tu pa, tun tu tu pa pa. Ve lo scrivo poi giusto anche nel PDF, però l'ho voluto fare così perché, come vi dicevo, questi esercizi ci servono per migliorare la cassa. Quindi io ho deciso di suonare questa canzone così come ve l'ho suonata adesso. Quindi fatele in tutti e due i modi, sia con il triplo colpo di cassa sia il groove originale della canzone. Terzo brano, ma non per importanza, Michael Jackson, Black or White. E voi mi starete dicendo: ma Luca, ma Black or White non ha tanta cassa, perché ci vuoi fare questo pezzo? Perché la cassa di Black or White è difficilissima, è shuffle, che poi non è proprio shuffleissimo, però comunque fa niente. E più che altro è veramente difficile da fare, provate a farla e poi a farla a velocità originale, è difficilissima, perché sono tre casse molto veloci ma fate shuffle, tun 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 pa pa, tun 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 pa pa. Il brano originale è questo. Poi lì in realtà forse sono delle percussioni, non mi ricordo. Volendo, per rendere la cosa ancora più difficile, possiamo fare il Charleston in shuffle, mezzo shuffle.
La cassa è veramente difficile, fate molto piano questo movimento. Per poi pian pianino portarlo più veloce. Cercate di usare lo slide il più possibile, se può essere utile, o se usate il tacco punta, usate il tacco punta, ma provateci, è veramente difficile, farlo veloce è veramente difficile. Poi se ci mettete il Charleston così con due mani è ancora più difficile. Il video di oggi finisce qui, spero vi sia stato utile, se è stato così mi raccomando mettetemi un mi piace sotto. Ditemi anche qualche altro pezzo che vi ha aiutato tantissimo a migliorare la cassa, scrivetemelo qui sotto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare, mi raccomando, a scaricare il PDF che trovate qui sotto in descrizione, e io non ho più fiato, quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!